Hey. Bless. Female. Versus. Hey. Questo è il sogno collettivo. Ho 120.000 maschere che mi coprono il volto. Come fanno con Cristo, vogliono mangiarmi il corpo. Siamo solo dannati in cerca di una redenzione che risulta finzione se non ci impegniamo troppo. Ho messo un sé nel nome, ma comunque bless rimane. Ci ho messo tutto il cuore, quel poco che ne rimane. La mente della gente è davvero particolare, assimila soltanto quello che ci fa più male. Dio, can you hear me? Tipo riesci a sentirmi? Dimmi bro, dai resisti, dammi un segno che esisti. Vivo momenti tristi, come se poi buoni io non li avessi mai visti, nascosti dalla mia eclissi. Allora good vibes nei miei bad days, pensieri negativi chiusi in fly case. E se riposerò prima del fine poco importa, la vita è bella e corta, dimmelo un'altra volta. Oh, baby non lo so che cos'è, yeah. Lasciate andare, dai, ci vediamo tra un po'. Baby dimmelo come stai. Come stai? Dimmi se torno in te, dimmi se torni o no. Volevo contare i passi, pochi dipende da dove guardi. Troppi se conti soltanto i falsi. Sono come tutti quanti quei finti compagni che solo quando non serve sono pronti ad aiutarti. Allora bless you, come diceva il Signore. Allora sì, bless, come diceva mio padre. Non essere qualcuno ma fa che sia viceversa. Ogni pot è una parentesi, non una guerra persa. Oh my God, sono anche un pezzo di me. Non ti so dare amore, lo faccio sotto coperta. E se riposerò prima del fine poco importa, la vita è bella e corta, dimmelo un'altra volta. Baby non lo so che cos'hai, che cos'hai? Lasciate andare, dai, ci vediamo tra un po'. Baby dimmelo come stai, come stai? Dimmi se torni in te, dimmi se torni o no. Baby non lo so che cos'hai, lasciate andare, dai, ci vediamo tra un po'. Hey. Baby dimmelo come stai, dimmi se torni in te, dimmi se torni o no. Dimmi se torni in te, dimmi se torni o no. Hey. Buongiorno e benvenuti ad una nuova settimana con Mattina Live. Abbiamo aperto questa nostra puntata in musica con un artista davvero speciale che ci ha presentato in anteprima la sua Come Stai, classe 1990, nato a Mondragone, uno degli esponenti più quotati del genere musicale urban, ma spazia anche tra rap e reggaeton. Buongiorno a Bless. Buongiorno, buongiorno. Complimenti davvero per questa tua canzone, veramente molto bella. Ringraziamo anche la regia di Salvatore Mondò e tutti i tecnici. Grazie. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Come il pezzo, come sto? Sto bene. Prima di parlare di questo brano, facciamo un passo indietro. Sì. Perché ti abbiamo conosciuto ed apprezzato in questi anni come Bless. Oggi ti ritroviamo invece come Bless, ma senza Vincenzo. Hai perso questa accezione, in più però è scritto diversamente. Cosa è successo? Ho lasciato Vincenzo a casa, è venuto da solo. Diciamo che è un po' come dico pure nel pezzo che ho presentato stamattina, tra l'altro è un inedito in esclusiva qua. Ho fatto un percorso prima di cominciare questo nuovo, che praticamente è spaziato un po' troppo tra i generi, un po' troppo tra alti e bassi, destra e sinistra, senza mai una direzione precisa. E ho voluto ricominciare, ho deciso di ricominciare, non ho cambiato nome, ho semplicemente tolto Vincenzo e tolto anche la B e ho messo un 6 a posto della B, praticamente come fanno in America, tipo mi viene Black in mente in questo momento, che anche se la gente va in confusione, mi stanno chiedendo ma ti chiami Bless, ti chiami Sayless, ti chiami Sixless, ma chiamatemi come volete voi, alla fine sono sempre io senza Vincenzo. In questa canzone si scopre anche una parte di te molto intima. Come nasce il brano Come Stai? Come Stai nasce proprio dalla domanda. Io penso che quando una persona ti chiede come stai, non ha realmente intenzione di sapere come stai, ma è semplicemente una domanda che viene spontanea. Ciao, come stai? Tutto bene? E penso che la risposta non è mai la verità, perché alla fine al come stai
A meno che non trovi l'eccezione alla regola, la risposta è sempre tutto bene, tu che mi dici? In realtà io come sto non te lo dico nei pezzi, preferisco. Bene. Mi esprimo meglio. Brano che ha visto anche la collaborazione della FML, che abbiamo visto anche nella tua esibizione. Esatto. Com'è nata questa collaborazione? Io non la conoscevo, l'ho ascoltata un paio di volte dal vivo e lei per me è una delle voci più belle che ci sono nel panorama musicale. E l'ho contattata, gli ho detto guarda, sei bravissima, possiamo fare una cosa insieme, riusciamo a fare un pezzo insieme. Gli ho fatto ascoltare il pezzo, le è piaciuto e fortunatamente oggi siamo qui col pezzo fatto. Ricordiamo, il brano che sarà disponibile su tutte le piattaforme questo venerdì, non vediamo l'ora esatto. Di riascoltarlo tutti. Prima di esso però era uscito Perché ho peccato, due brani differenti che però raccontano perfettamente chi è Bless oggi. Esatto, Perché ho peccato è stato proprio quello che ha dato inizio al nuovo percorso. Prima di Bless ho peccato, che poi tra virgolette ho peccato perché non c'è niente di male in quello che facevo prima. E ho peccato perché, Dio perdonami perché ho peccato, dice il ritornello. Ho peccato, ma in realtà adesso cerco la mia strada per la redenzione e lo sto facendo con i pezzi. Entrambi prodotti poi da Versus, che è il mio produttore che mi sta producendo tutto l'album. E sono veramente felice di tutti e due i brani. In quel brano dici che hai sbagliato nel tuo passato e oggi stai vivendo una nuova fase della tua vita. Come hai capito che dovevi poi cambiare strada? Ho capito che dovevo cambiare strada perché le strade che stavo percorrendo non erano mai quelle che poi decidevo realmente io personalmente di percorrere. In quel pezzo dico, tra virgolette, tutti ti dicono che cosa devi fare e tu cerchi di fare quello che ti dicono gli altri e non fai realmente quello che vuoi fare tu. E dico, dovresti fare così, potresti dire sì, ma io dovrei fare come voglio fare io realmente per arrivare poi a quello che voglio. E potrei dire, no, oddio, io dico quello che voglio dire, no, non posso più dire quello che vogliono sentire gli altri. Perché ho peccato e come stai fanno da apripista ovviamente a questo nuovo tuo percorso musicale. Hai in programma anche un disco? Cosa ci puoi anticipare? Vi anticipo subito. Allora, il disco è già pronto in realtà. Bene. Noi volevamo uscire direttamente col disco, col nome nuovo. Poi, tramite comunque un po' di confronti con Versus, che è la persona che lavora con me H24 ormai, abbiamo deciso di uscire con i singoli, abbiamo detto usciamo prima con due o tre singoli e poi quando iniziamo a stabilizzarci col nuovo nome, nuovo sound, nuovo tutto, usciamo col disco e diamo un po' più di contenuti, anche perché io sto cercando veramente di portare le persone che mi seguono realmente sul nuovo progetto e dire ok, il vecchio l'ho lasciato online. Se per i più nostalgici andate sul vecchio profilo, sul vecchio canale YouTube, andate ad ascoltare quella musica là, ma non facciamo più confusioni, io adesso sono questa persona qua. Io ho messo su Instagram una frase sotto il mio nome, ho detto se non vi piace la mia musica non mi seguite, perché non voglio più persone che mi seguono per il brano reggaeton, anche perché prima hai detto spazio, in realtà adesso non spazio più, ho preso un'altra direzione, è sempre urban, però è più rap rispetto a prima. Prima era più latina, adesso è più rap, che poi sono le mie origini perché ho iniziato col rap, col freestyle e quando ho lasciato quella strada ero felice di intraprendere il percorso reggaeton, latino e tutta quella roba là. Poi adesso ti vuoi specializzare solo sì, su questo? Sì, perché poi in realtà è quello che mi appartiene di più. Tu dici che la tua penna, cioè la tua scrittura ovviamente ferisce di più di una pistola. Hai scritto per altri artisti, hai vinto dei premi prestigiosi come il Winsam Festival, proprio come autore. Sì. Cosa rappresenta per te questo aspetto della tua arte? Per me è molto importante. Cioè io quando scrivo per altre persone riesco comunque ad esprimere le mie emozioni e spesso quando mi confronto con l'artista per il quale poi vado a collaborare è bello perché riesco pure a capire poi lui che cosa cerca realmente di dire e tramite, non lo so, un racconto, una storia riesco a trasformare le sue parole mischiandole alle mie emozioni e far nascere il brano. È importantissimo. La mia biro fa più di una Desert Eagle, dico dentro perché ho peccato, però io in quella rima mi riferivo ad altro, nel senso che qui ultimamente si parla solo di violenza, di tutto. Io di solito quando c'ho qualcosa da dire lo dico con la penna. E se voglio farti del male, anche se io non faccio del male a nessuno perché sono, penso, uno degli artisti più bravi, buoni, no bravi,
però se ti voglio fare, cioè, se ti voglio far male io, è meglio se ti do uno schiaffo che se ti scrivo una canzone contro. Tu sei molto attivo. Nel freestyle sono il più cattivo. Tu sei anche molto attivo sui social ed interagisci costantemente quindi con i tuoi follower, con i tuoi ammiratori. Cosa ti regala questa popolarità, questo rapporto con i tuoi fan? Questo rapporto con i miei fan lo sto intraprendendo adesso realmente al 100%, perché prima postavo una cosa al mese, a volte stavo pure 2 mesi senza postare niente. Oggi c'ho Versus, che mi fa anche da social media manager, che mi stressa, dice devi postare. Beh, e la cosa all'inizio era, diciamo, non mi sentivo al 100% me stesso, perché non l'ho mai fatto, però poi in realtà il confronto con tutte le persone che mi seguono, tutte le persone che mi scrivono, che poi in realtà io non li chiamo tanto fan, li chiamo più amici, perché sono delle persone che veramente mi seguono a 360 gradi e mi conoscono. E questo confronto che c'è giornalieralmente mi piace molto. Cioè, loro mi scrivono, io rispondo tutti, commentano, bella questa, hai spaccato, fai questo, fai quest'altro. Poi mi piace regalare emozioni agli altri, quindi se loro sono contenti e vogliono i contenuti, io i contenuti ce li ho, glieli posso dare. Ecco, se dovessi definirti in poche parole, come racconteresti chi è Bless oggi? Oggi Bless è una persona nuova. Prima era una persona che, sì, sono sempre me stesso in realtà, solo che davo importanza a cose che poi in realtà non sono così importanti. La prima cosa che mi viene in mente, tipo il nuovo Bless, non ha bisogno di fare 2 milioni di visualizzazioni o non so. Mentre adesso esce il brano, pure se lo ascoltano in 10, per me va bene così. Certo. Allora, prima di salutarti, io non posso non chiederti ovviamente un freestyle, perché tu sei un vero fenomeno, quindi ti va di dare la pubblicità a modo tuo? Vabbè, poi in freestyle così? Ci proviamo? Subito, senza base? Vado? Sì. Yeah, tu dimmi cosa fai, io faccio freestyle qui a Mattina Live. Però aspetta, siccome ci sei tu stamattina, non sono più il bello della diretta. Sai che cosa si fa? Mi sa che il tempo è finito. Diamo la pubblicità. E allora pubblicità. Grazie Bless per essere stato con Grazie noi. Grazie a ci voi. Ci vediamo tra pochissimo.